indossava la divisa della Guardia Costiera ed era in servizio nella Capitaneria di Porto di Otranto. Antonio Ciardo, 32 anni, di Corsano, è morto nella notte dopo un incidente terribile avvenuto intorno alle 4 del mattino sulla 275 Maglie Santa Maria di Leuca, all'altezza dello svincolo per Muro Leccese. Avrebbe fatto tutto da solo, forse un malore, un colpo di sonno o una perdita di controllo in seguito all'alta velocità. Era a bordo di una Fiat Uno in direzione Leuca, stava rientrando a casa dopo una serata in compagnia della fidanzata che aveva appena lasciato. Si è schiantato sul guardrail che divide l'arteria e l'auto è andata distrutta. Antonio Ciardo è stato portato nell'ospedale più vicino, a Scorrano, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Non ce l'ha fatta, alle 5 del mattino è morto. Le ferite riportate nell'impatto erano gravissime e i parametri vitali sono peggiorati con il passare dei minuti. Una notizia che ha gettato nello sconforto la sua famiglia e i suoi colleghi. Ad Otranto Antonio Ciardo lavorava ogni giorno, era un sottocapo terza classe. Le indagini sull'accaduto sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Muro Leccese e a quelli della compagnia di Maglie, che stanno cercando di capire come siano andate esattamente le cose e se ci siano stati testimoni del terribile incidente.